Una nutrita e qualificata rappresentanza delle Pro Loco lucane aderenti alla rete associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane APS ha partecipato all'Assemblea regionale annuale Ente Pro Loco Basilicata che si è tenuta sabato scorso a Rivello. Dal convento di Sant'Antonio da Padova, l'Assemblea presieduta dal presidente regionale Pro Loco Rocco Franciosa, dopo l'approvazione all'unanimità del bilancio consuntivo, ha deliberato il programma delle attività future, dando avvio all'impegno assembleare fattuale di un nuovo modo di fare pro loco nella regione, attraverso modalità che puntano ad una maggiore sinergia con le istituzioni e ad un rafforzamento collaborativo con tutti gli enti di terzo settore per la promozione sociale, culturale e turistica dei paesi lucani. Alla presenza del presidente nazionale Ente Pro Loco Italiane, Pasquale Ciurleo, dopo i saluti di benvenuto del vice sindaco Giovanni Mario Mazzilli e della presidente della Pro Loco Rivello, Maria Carmela Florenzano, sono intervenuti la presidente del Parco Nazionale Appennino Lucano, Rosita Gerardi, il vicepresidente GA della Cittadella del Sapere, Franco Fiore, e la funzionaria della Regione Basilicata, Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e della Cooperazione Internazionale, Luisa Filizzola, in rappresentanza del direttore generale Michele Busciolano e del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. La presidente Gerardi ha consegnato al comune e all'ente Pro Loco Basilicata la bandiera del Parco Nazionale Appennino Lucano, confermando la piena disponibilità a collaborare nella valorizzazione del patrimonio naturalistico. A rendicontare la situazione economica delle Pro Loco Lucane è toccato invece al segretario regionale Gaetano Vitale, a cui sono seguiti gli interventi di Alessandro Balsamo, presidente collegio dei Probiviri, e della vicepresidente Maria Teresa Romeo, che ha colto l'occasione per illustrare le attività programmate all'interno della prossima edizione, la terza, del concorso nazionale Eplibriamoci, promosso da Epli in occasione della giornata internazionale del libro e del diritto d'autore indetta dall'UNESCO. A completamento dell'assemblea, la presenza di Pietro Micucci, ideatore della Clinica dei Paesi, di Giovanni Tufaro, presidente Terra Novarte, il mondo degli artisti, e ancora Emma Gagliardi, presidente Associazione Eventi Green APS, Isabella Briglia, presidente Associazione Alba Marsicovetere, Franco Orleo, autore di Lucus e direttore della prima collana di Geosofia in Italia. E per finire Giuseppe Barberino di Magna Grecia APS, con cui Ente Pro Loco Basilicata ha avviato strette collaborazioni sul territorio. Viva soddisfazione per la numerosa partecipazione da parte dei presidenti Franciosa e Ciurleo, che hanno concluso l'evento consegnando attestati di benemerenza ai soci fondatori, mentre ai presidenti presenti è toccato l'attestato di merito per l'impegno profuso a custodire e promuovere con amore e dedizione i valori naturali ed artistici del patrimonio culturale lucano. Grazie.